Trattini la pancia. Che c'è? Senti come trattiene, sì. Che è? Samantha, chi è? Samantha, chi si fa? Oggi sono qui con Raffi come cameraman e siamo qui con l'appuntamento per Lidl. Infatti Lidl è uscita con la nuova collezione di Esmara by Heidi Klum, quindi ci sono dei pezzi molto carini, delle chicche che ho acquistato grazie soprattutto al finanziamento della persona che sta lì dietro. Ad ogni modo, quest'oggi ve li faccio vedere tutti indossati, quindi apprezzate lo sforzo perché fa molto caldo. E il primo che vi mostro è proprio questo maglioncino. I prezzi sono tutti intorno ai 13, no, anzi, alcune magliette tipo questa sta sui 9 euro e poi a salire fino ai 17 euro del giubbottino che vi farò vedere dopo. Il primo pezzo è appunto questa maglia molto calda, è nera come potete vedere, scende lunga. Faccio vedere il cappottino, tutto quanto. E questa è una M che corrisponde a una 42-44. In realtà sono taglie forse un po' americane e sono belle larghe, come potete vedere. Vanno comunque messe un po' sblusate, questa per esempio all'interno di un jeans un po' più largo, eccetera. Però sta un po' a voi, insomma. Ad ogni modo, se come me portate una 46-48 e avete una quinta di seno, questa qui va benissimo. Ok, questo è il secondo pezzo. È sempre una maglietta, costa sempre sugli 8,99 euro. Ed è appunto fantasia leopardata. È un azzardo, nel senso che non sono abituata a portare questo tipo di fantasie e non mi piacciono le fantasie in generale. Tuttavia, questa è molto carina, sempre una M, e quindi vi dico che a livello di magliette, quindi i pezzi sopra, fino a una 50 vestono tranquillamente, perché arriva fino a una L, non c'è l'XL. Ad ogni modo, appunto, sempre una M, veste anche questa morbida, scende un pochino più... arriva un pochino più corta rispetto all'altra ed è un po' più leggera, però davvero molto molto morbida. Allora, questa camiciata costa intorno ai 13 euro se non ricordo male, è bianca, ci sarebbe anche nera con il fiocchetto bianco oppure leopardata. Alla Lidl dove sono stata io in realtà non c'è. Ora la vedete ovviamente tutta spiegazzata perché tutte queste cose sono all'interno di una scatola che si aprono con una, con lo strip, diciamo, con... come si chiama? Aiutami, cameraman, con... Ti lascio cuocere. Benissimo, quella lì. E quindi appunto è un po' così, non è stirata, però pazienza. Tenete conto che questa qui appunto scende lunga, quindi io vi consiglio in realtà di metterla all'interno del jeans e sblusarla un pochettino perché viene molto molto più carina. Ora, non con questo particolare tipo di jeggings, però con un jeans normale, sì. È molto comoda, molto carina, scende bene. Questa qui è una 46, quindi con questa ho preso una taglia più grande, è leggermente trasparente, però come potete vedere io sotto sto indossando un reggiseno nero e in realtà non crea problemi, quindi è molto 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 carina. Penultimo pezzo della collezione da me acquistato è questa magliettina, appunto, abbastanza corta in realtà, solo che è dotata di una canotta sotto che appunto potete far scendere un pochino di più in maniera tale anche da far vedere un pochino più le tette. Comunque questo qui è molto carino, è fatto molto bene in pizzo, tutto nero, e ora il cameraman dovrà farvi notare che dietro c'è appunto una piccola goccia, quindi la chiudiamo forse, altrimenti la lasciamo così, quindi avete capito che si chiude benissimo. È molto carina, fatta molto bene, è morbido anche il pizzo, costa sempre intorno ai 9 euro, ad ogni modo sul sito della Lidl trovate tutto quanto, la collezione è uscita il 18 e devo dire che veste proprio bene. Questa è una M, ho dimenticato di dirvelo, questa è una M e come potete vedere anche sulle mie braccia non molto esili, sta perfettamente. Ultimissimo pezzo della collezione, il giubbottino. Questo è 100% poliestere, quindi non potete sbagliare. Nelle giornate più piovose è perfetto. Diciamo che c'è un piccolo risvolto in tutti i sensi, ovvero questo! Quindi la parte interna è leopardata, in realtà è double face. Quindi se siete, come dire, amanti del leopardato e volete usare, prego, fa per voi. È molto carino, ha queste cerniere che non sono finte. Potete metterci tranquillamente un simpatico orologio da tasca inutile.
però è proprio carino. Questo qui è appunto una L e veste al massimo una 48, cioè come potete vedere è proprio giusta, però io la preferisco così e per fortuna si chiude anche sopra, un piccolo miracolo. Ad ogni modo è proprio carina e si chiude bene, è fatta bene. Questa costa 16,99, era il prezzo più caro. Ci sono nella collezione anche delle scarpe, io le ho viste e onestamente quelle, le décolleté sono durissime dietro, quindi fanno un male terribile, e le altre scarpe sono fatte un po' materiale plasticoso, quindi secondo me è meglio lasciar perdere. Buttatevi su questi capi, nella collezione ci sono anche dei vestiti che però sono un po' a sacco, quindi se non siete longiline alte io ve li sconsiglio perché creano una struttura a rettangolo e non va bene per noi che siamo più formose. Cos'altro c'era nella collezione Cameraman, ti ricordi? Un vestito in pizzo sempre, e quello era carino però non c'era la taglia. Le gonne da svergognata. Ah, le gonne da svergognata, molto vero. Sono delle gonne con la cerniera al centro, quindi diciamo che a meno che voi non siate una 38, massimo una 40, non le guardate neanche perché vi staranno malissimo. Magari in realtà siete fortunate e vi stanno bene, però oggettivamente sono davvero mini e la cerniera, non so, non la trovo proprio così pratica, va, mettiamola così, a meno che voi non ve la vogliate togliere subito, quindi poi va bene. Detto questo... E si va di bisbocce. Boh. Sì. Ok, va. E su questo chiuderei. Però non c'è la canzone di Heidi Klum, quella che c'è nello spot di Lidl, che fa così. Ah, vai, vai, falla. Con questa cacata vi salutiamo e grazie per aver visto il video.